parlare subito di quelle che sono le possibilità ulteriori della legge di attrazione. La legge di attrazione è solo un mezzo per arrivare a qualcos'altro che si trova oltre, qualcosa che è superiore. È sufficiente però comprendere che cosa è davvero questa famosa legge di attrazione. Se noi riusciamo a comprendere che cosa è veramente, riusciamo ad andare oltre, riusciamo a superarla. Normalmente si pensa questo. Io desidero qualcosa nella mia vita, ho un desiderio. Io voglio una macchina più bella, voglio cambiare lavoro, voglio un partner amorevole. Mi hanno insegnato che esiste questa legge di attrazione. E quindi, se io lo voglio con abbastanza intensità, se io mi concentro, se io mi focalizzo sull'obiettivo, se io mi immagino già nella situazione dell'obiettivo raggiunto, se io mi immagino già che sto guidando la mia macchina nuova, se io provo le emozioni, le stesse emozioni che proverei guidando la mia macchina nuova, oppure le stesse belle emozioni che proverei vivendo nella casa nuova, oppure facendo determinate cose col partner nuovo, se riesco a immaginare tutto, alla fine otterrò questo risultato. Questa è più o meno la visione che si ha della legge di attrazione. Però c'è un grosso fraintendimento. E secondo me sia chi sostiene la legge di attrazione, sia i denigratori della legge di attrazione, cadono in questo inganno, in questo fraintendimento. E cioè pensare che la legge di attrazione sia qualcosa che noi applichiamo nel futuro. Si dice applica la legge di attrazione, così otterrai dei risultati. Ma è una legge, è come la forza di gravità. Tu non devi applicare la forza di gravità, perché è una legge che vale sempre. Quando tu ti butti dalla finestra, non è che applichi la forza di gravità per scendere giù. Scendi giù da solo, perché la forza di gravità agisce sempre. Lo stesso è per la legge di attrazione. In realtà non devo applicarla per ottenere un risultato. La legge di attrazione funziona in questo momento per ognuno di noi. In questo momento. Quindi funziona con il partner che hai oggi, funziona con il lavoro che hai oggi, con la macchina che hai oggi, ovviamente. E questo è un passo molto importante, perché tu sei già dentro la legge di attrazione. Non riguarda i desideri futuri, la legge di attrazione. Riguarda una modalità di vita. Una modalità di vita nella quale viviamo tutti quanti in questo momento. Quindi per capire che cosa noi davvero desideriamo, con il 95% di noi stessi, quindi non solo col 5% della coscienza, ma con il 95% di noi stessi, è sufficiente che noi guardiamo che cosa abbiamo all'esterno. Io, con una piccola parte della mia coscienza, il 5%, desidero avere un partner nuovo. Ma il 95% di me mi dà il partner che ho oggi, oppure mi fa essere single. Quindi se voglio capire me stesso, se voglio conoscermi, è sufficiente che io guardi la mia vita adesso. E così vedo come sto già applicando oggi la legge di attrazione, la quale funziona che io lo voglia o meno. Anche se io sono distratto, anche se io non conosco nulla sulla legge di attrazione,
La legge di attrazione comunque funziona, perché è come la forza di gravità. Allora, dov'è che nasce il problema? Quando io guardo quello che sto realizzando in questo momento nella mia vita e dico voglio cambiare. Intanto devo prendere coscienza che sono io che sto volendo quello che mi accade. Perché invece le persone di solito cosa dicono? Io non voglio quello che mi sta accadendo adesso. C'è qualcosa di sbagliato. Io voglio un'altra vita e sto vivendo la vita sbagliata. Quindi uso la legge di attrazione per cambiare la mia vita. No. Tu stai vivendo la vita più giusta per te, nel posto di lavoro che hai oggi, con la persona che ti sta accanto oggi, guadagnando la cifra che guadagni oggi. Questo va realizzato profondamente, se no non vi potete muovere da dove siete. Il primo punto è accettare totalmente, con tutto voi stessi, che siete voi che state creando ciò che avete oggi. Non esiste una società cattiva, non esiste uno Stato cattivo, non ci sono datori di lavoro cattivi. Siete voi che avete richiamato tutto questo e da qui possiamo partire. Secondo punto importante è quella che io chiamo la legge di compensazione. Non so come possa essere tradotta in inglese. Legge di compensazione indica che un giorno io sono up e un giorno sono down. Un giorno up, un giorno down. Significa che se noi lavoriamo con la legge di attrazione in maniera superficiale, per superficiale intendo usando la mente e le emozioni e non usando qualcosa di più profondo, l'anima o il sé. Chiamatelo come volete, intendo qualcosa di più profondo rispetto alla mente e alle emozioni. Se noi lavoriamo solo con mente ed emozioni, siamo soggetti a questa cosa che si chiama legge di compensazione. Cioè noi andiamo in euforia perché magari assistiamo a un seminario motivazionale in cui veniamo gasati, veniamo pompati per ottenere risultati nella vita. Ecco, se questo seminario di oggi fosse stato così, io non avrei accettato di partecipare. Ho accettato di partecipare solo perché so come lavora Gio Vitale. Perché quel tipo di seminario è utile a un certo livello, ma secondo me è utile solo a un livello superficiale. Se tu crei dell'euforia nella tua vita, dopo una settimana o un mese o un anno, dovrai vivere il down. Quindi otterrai effettivamente dei risultati per un breve periodo, ti sembrerà di poter conquistare il mondo per un breve periodo, ma poi dovrai vivere il down. Perché mente ed emozioni non riescono a essere lineari. Up e down, up e down. Il nostro vero sé, ciò che abbiamo all'interno, non è soggetto a leggi di compensazione. Tutto ciò che realizziamo profondamente lo realizziamo per sempre e resta con noi per sempre. Per questo è importante lavorare su di sé per scendere in profondità, perché sennò non otterremo mai dei risultati che sono davvero stabili. Io ho visto tante persone dire poi che la legge di attrazione non funziona semplicemente perché hanno subito questa legge di compensazione. La legge di attrazione funziona, ma bisogna capire effettivamente che cos'è. Cioè bisogna capire le cose che vi ho appena spiegato. Se no si resta delusi. Facciamo un esempio. Io voglio guadagnare più soldi perché non sono soddisfatto del mio stipendio. Comincio a concentrarmi sul guadagnare più soldi. Si dice nel Vangelo, chiedi e ti sarà dato.
Quindi in realtà la legge di attrazione esiste da almeno 2000 anni. Funziona sempre. Cioè, effettivamente, chiedi e ti sarà dato. Il punto è, ti viene dato quello che ti serve, non ti viene dato quello che vuoi. La realtà riflette ciò che sei, la realtà riflette ciò che ti serve, non ciò che vuoi. Sono due cose diverse. Quindi, dal momento che l'universo vuole che noi effettivamente diventiamo più ricchi, perché nell'universo c'è solo abbondanza, quindi è possibile diventare ricchi. Tu puoi diventare ricco senza togliere niente a nessun altro. Quindi l'universo è d'accordo per farti diventare ricco se tu vuoi diventare ricco. Il punto è che l'universo vuol farti diventare veramente ricco. Non vuole semplicemente rendere più grande il tuo conto in banca. Vuole proprio cambiare la tua concezione di ricchezza, perché sa che solo in questo modo tu diventerai veramente ricco e ricco per sempre. L'universo potrebbe darti un conto in banca più grande, è sufficiente un'eredità, è sufficiente vincere la lotteria, ma questo non ti serve a farti diventare davvero più ricco. Non sei più ricco, sei solo in uno stato di euforia quando vinci alla lotteria. Allora, per farti cambiare completamente la tua concezione di ricchezza, l'universo a volte è costretto a toglierti dei soldi. Fa in modo che il tuo socio ti tradisca e ti rubi dei soldi. Fa in modo che tu abbia una perdita invece che una vincita. Oppure che tu vinca e poi perda subito tutto. Perché vuole farti arrivare alla vera ricchezza. All'universo non interessa che tu abbia quattro concetti nella mente che ti servono a farti stare un po' bene per qualche anno. L'universo vuole che tu scenda in profondità, vada a scoprire che cos'è la ricchezza. Lo stesso discorso potremmo farlo per l'amore, per la pace. L'universo vuole che tu conosca il vero amore. Allora, tu vuoi applicare la legge di attrazione, cosa fai? Ti concentri sul trovare una persona che veramente ti ami. L'universo ti vuol far conoscere il vero amore. Può succedere che ti faccia incontrare una persona che poi ti tradisce. Oppure una persona che, quando tu sei nel pieno dell'innamoramento, se ne va. Perché vuole farti scendere nel vero amore. Perché vuole farti capire che quell'innamoramento iniziale, dove c'è la passione ma c'è anche il possesso, non è vero amore. La ricchezza che tu ottieni vincendo la lotteria non è la vera ricchezza. La pace che tu ottieni stando tranquillo per qualche giorno in un albergo in montagna non è la vera pace. La pace è qualcosa che tu puoi sentire dentro in qualsiasi momento della tua vita, anche nel traffico, anche in metropolitana a Milano. E se ci riesci in metropolitana a Milano, vuol dire che tu sei veramente nella pace. Puoi gareggiare con Eckhart Tolle, Buddha e Gesù. Dovremmo sfidarli così, maestri. Tu sei Buddha, bene, vieni in metropolitana con me. Allora vedrò se sei Buddha. Tutti sanno fare Buddha sull'Himalaya. Quindi potrebbe essere che noi chiediamo qualcosa e l'universo ci dà il contrario, perché noi chiediamo le cose col 5% della nostra mente.
quindi le persone rimangono deluse, dicono la legge di attrazione non funziona. E lo dicono sia quelli che amano la legge di attrazione, sia quelli che la denigrano. E invece funziona, funziona sempre. Non funziona come noi pensiamo. Ecco, volevo che questo concetto fosse ben chiaro. Se vogliamo effettivamente cambiare qualcosa all'esterno perché non ci piace più, dobbiamo andare a trasformare qualcosa dentro di noi. Ed è un lavoro alchemico. Il primo punto è prendersi il 100% della responsabilità. Il secondo punto riguarda lo stato di presenza a se stessi, lo stato di centratura. Sopra ogni emozione, sopra ogni situazione, difficoltà, noi dobbiamo adagiare la nostra presenza. Non è un qualcosa che va fatto con violenza. Noi possiamo adagiare delicatamente la nostra presenza su ogni evento della nostra vita. In particolare sugli eventi più forti, più scioccanti. Proprio quando le emozioni ci riempono e non riusciamo più a gestirle, in quel momento dobbiamo tenere un punto, un centro di gravità, un centro di gravità permanente, come diceva Gurdjieff, che ci permette di tenere la presenza nonostante le emozioni, nonostante i pensieri. È molto difficile bloccare emozioni e pensieri e non è necessario farlo. Ciò che è necessario fare è tenere sempre questo punto dentro di noi. Questo è importante. Non dobbiamo sprecare la nostra energia cercando di bloccare qualcosa all'esterno, di modificare emozioni e pensieri. Detto tra parentesi, per me emozioni e pensieri sono esterno già. Quando dico modificare emozioni e pensieri, per me è già modificare qualcosa che si trova all'esterno di me. È inutile fare questo. Date invece energia per far diventare più grande la parte interna. Allora questa prenderà tutta l'energia e l'energia di emozioni e pensieri diminuirà. Più diventa grande l'anima, più emozioni e pensieri si riducono. Sto parlando di pensieri negativi e emozioni negative. Invece nel cuore ci stanno le emozioni positive, le emozioni superiori. Non positive, perché positive sarebbe l'euforia, per esempio. Sono emozioni superiori, si trovano su un altro livello. E non sono emozioni soggette a legge di compensazione. Tutto ciò che accade nel cuore rimane nel cuore per sempre. Non diminuisce. E si accumula col tempo. All'inizio è difficile, ma tutto è difficile all'inizio, anche imparare a guidare una macchina è difficile. Non importa. Di fronte a una qualsiasi situazione, noi possiamo sempre ripeterci: sono io che sto creando questa situazione, e numero due, sono io che non ho occhi per vedere la situazione, altrimenti vedrei qualcosa di completamente diverso. Sono io che sto creando la situazione e non ho occhi per vedere questa situazione. Con gli occhi del cuore vedrei un'altra situazione. Vedrei quella persona in maniera completamente diversa. Vedrei tutto ciò che è accaduto oggi in maniera completamente diversa. Ma devo aprire nuovi sensi. Si tratta proprio di nuovi sensi, nuovi occhi. L'anima ha dei sensi diversi rispetto ai sensi dell'apparato psicofisico.
Per questo serve il lavoro su di sé, lavorare su di sé. Ed è qualcosa che va oltre la legge di attrazione, ma in realtà approfondisce la legge di attrazione. Nel momento in cui io, attraverso la presenza, trasformo le emozioni, perché la presenza col tempo trasmuta, compie un lavoro alchemico, quindi trasmuta le emozioni. La presenza è un fuoco che trasmuta tutto ciò che accade, ma devo ricordarmi di stare in presenza. Ed è questo l'unico sforzo. Non devo sforzarmi di cambiare qualcosa là fuori, ma solo ricordarmi di esserci. Davanti a uno specchio, se io voglio modificare l'immagine che vedo nello specchio, non devo pettinare lo specchio, devo pettinarmi io. Se io voglio modificare la mia ombra, non posso tagliare l'ombra, devo abbassarmi io o devo spostarmi, non posso agire sull'ombra. Ebbene, il mondo è un'ombra. Il mondo non ha volontà propria. Il mondo dipende da noi. Se il mondo è la mia ombra, il mondo reagisce a quello che io sono. Può solo reagire. Il mondo non può prendere iniziative, perché è all'interno della mia coscienza. Quindi reagisce a ciò che io sono, non prende iniziative autonome, non può farlo. Se uno sconosciuto per strada mi aggredisce, non è il mondo che ha preso quella decisione, sono io che l'ho presa. Sono io che ho bisogno di essere aggredito e il mondo obbedisce in silenzio. Il mondo è un cane fedele. Siamo noi che lo abbiamo trasformato in una divinità, in un mostro che può fare qualunque cosa. Noi nella nostra stupidità idolatriamo il mondo. Questo è terribile perché ci rende schiavi. Così ogni mattina io devo alzarmi e sperare che il mondo non mi faccia niente di male. Questo è assurdo, questa è la vita di uno schiavo. Ogni mattina mi alzo e penso che il mondo è al mio interno. E qualsiasi cosa il mondo mi faccia, di bello o di brutto, sono io che l'ho voluto. L'ho voluto inconsciamente, è vero. Nessuno vuole coscientemente che gli rubino dei soldi. Nessuno vuole coscientemente che gli rubino la macchina o che la moglie lo tradisca. Ma se accade, evidentemente lo abbiamo voluto. Inconsciamente, ma lo abbiamo voluto. Pensare in questo modo vi porta a riappropriarvi della vostra dignità di esseri umani. Gli esseri umani non sanno cosa sono, credono di essere un apparato psicofisico, credono di essere una macchina biologica, quando invece sono la coscienza che guida il mondo. Capite la differenza dal considerarsi piccoli e privi di volontà? E paragonarsi a un mondo che è enorme come una divinità e invece ribaltare il tutto. Io sono la coscienza e il mondo può solo reagire. Certo, si tratta di fare un grande lavoro all'interno, perché effettivamente devo identificarmi con quella coscienza. Finché sono identificato con la mente, effettivamente sono un piccolo io indifeso.
devo riappropriarmi di quello che veramente sono. E per fare questo occorre un grande lavoro. Sui due pilastri principali, e cioè la volontà e l'amore. La presenza totale e l'apertura del cuore. Si deve sempre lavorare sui due pilastri principali. Per non diventare delle persone prive di cuore. O per diventare una persona col cuore aperto, ma priva di volontà. Perché attraiamo le disgrazie? Perché? Attraiamo le disgrazie, per esempio. Perché attraiamo le disgrazie? Puoi farmi l'esempio di una disgrazia? Magari una cosa che o è successa a te o è successa a qualcuno che conosci? La perdita di denaro, perché appunto un socio volta le spalle. Sì? Allora, tu hai detto, io non credo che sia una cosa che noi ci siamo voluti inconsciamente, perché comunque il nostro obiettivo era fare dei buoni affari. Ma qui confondiamo conscio con inconscio. Come fai a sapere cosa vuole veramente il tuo inconscio? Allora, coscientemente, tutti iniziano un'attività per ottenere successo. Ma come faccio a sapere che cosa vuole il mio inconscio? Ho un solo modo per saperlo, vedere come va l'attività. Perché è proprio, bisogna ribaltare il modo di pensare. Noi pensiamo, io voglio che l'attività vada bene, ma invece è andata male. No, io in realtà ho voluto che andasse male, ma speravo andasse bene. Ah, quello me lo devi dire tu. Lei ha chiesto, ma perché dovrei sperare che un'attività vada male? Quello me lo devi dire tu perché ogni persona ha una motivazione diversa. Dicevo prima, magari vuoi scoprire davvero che cos'è la vera ricchezza, senza nessun attaccamento. La maggior parte delle volte in cui abbiamo una perdita economica è perché dobbiamo sviluppare il non attaccamento ai soldi. Guardate che le persone più ricche non hanno attaccamento ai soldi. Io ho conosciuto dalle persone più povere alle persone più ricche. Ho solo 49 anni, ma ho conosciuto un sacco di gente, soprattutto facendo questo lavoro. Non c'è praticamente nessuna differenza tra una persona che ha il jet privato e una persona che fatica a pagare la bolletta. Non ho incontrato persone più felici, né in una categoria né nell'altra. Diciamo che ho incontrato la stessa percentuale, sia tra chi è più povero, sia che più... tra chi è più ricco. Anche tra chi è ricco ci sono persone felici, ma ce ne sono tantissime infelici che vivono nell'ansia. Perché? Perché hanno questo benedetto attaccamento. E tra le persone povere, stessa cosa. Qualcuno che era felice, riusciva a vivere nel momento presente in maniera invidiabile, e tanti altri infelici. Perché anche questi non avevano soldi ed erano anche loro nell'attaccamento. Il problema non sono i soldi, il problema è l'attaccamento morboso che le persone hanno ai soldi, sia chi è povero, sia chi è ricco. Se non vi liberate di quell'attaccamento, vi ruberanno sempre soldi, vi danneggeranno le cose, troverete un socio che vi abbandona. Quando avete tanti soldi, non dovete entrare nell'euforia, non dovete cominciare a dire sì, ce l'ho fatta, yeah, perché poi c'è la legge di compensazione. Perché poi quando vi rubano i soldi direte no, non è possibile, voglio uccidermi. Allora si può vivere una vita così oppure si può decidere di andare oltre, di fare un passo indietro e dire ma io non sono questo. A me dei soldi non interessa niente. Quando non vi interessa niente i soldi arrivano. Perché, come dicevo prima, il mondo reagisce. Reagisce a quello che voi siete. Se siete attaccati, ve li porta via. Se voi lasciate andare i soldi, è come il mare, ve li spinge
la corrente ve li riporta indietro. Non riusciamo a capire questo, perché capito questo risolviamo ogni problema. Allora capisci perché la vita te li sottrae. Sì, io do risposte lunghe perché ne approfitto, sì. Ne approfitto per spiegare. Certo, abbiamo ancora due domande, facciamo. Ciao, grazie mille. Ciao. Io lavoro con richiedenti asilo e rifugiati, quindi finché si vive più o meno in questa società tutto bene, quando però ascolti situazioni di violenze inaudite, di torture subite nelle prigioni libiche o violenze assurde subite dalle donne ripetutamente durante il loro viaggio per riuscire ad arrivare fino in Italia, ci sono dei momenti che faccio veramente fatica a sostenere appunto questa legge quando parlo con loro, nel senso che dire che te la sei cercata, che in realtà quella violenza è un po'... No, non dire queste cose! No, ovviamente! Non lo dirò mai! Però dentro di me, quando li guardo, cioè anche soltanto applicarla pensandolo, è veramente... È difficile, io lo capisco, Anche perché si parla di centinaia e centinaia di persone. E è molto difficile, ecco. Sì, ma hai fatto bene a dirlo. Considerare il mondo come qualcosa che ci vogliamo noi, cioè la realtà come qualcosa che vogliamo noi e che stiamo causando noi, è estremamente difficile. Se noi fossimo in grado di farlo tutti e di farlo al 100%, il mondo sarebbe completamente diverso. Quindi vi sto chiedendo di fare qualcosa di estremamente difficile e all'inizio non sarete per niente convinti e non ci crederete neanche. La frase io ho la responsabilità al 100% per quello che mi accade è una frase che ribalta la concezione del mondo. E proprio per questo motivo è una frase estremamente difficile. E infatti io non mi permetto neanche di chiedervi di essere convinti. Provate. Provate a pensarla ogni tanto. Magari all'inizio evitate le situazioni più estreme. Perché uno poi si mette alla prova nelle situazioni più... vabbè, tu fai quel lavoro, quindi sei costretto a farlo. Però io, per esempio, ho fatto del volontariato con dei ragazzi con grossi problemi, dei ragazzi giovani con grandi problemi sia fisici che psicologici. E effettivamente io non mi metto a pensare lui si vuole questa realtà. Io mi metto a pensare, io mi voglio questa realtà. Cioè il gioco è questo. Non è pensare, lei che è stata stuprata ha voluto questa realtà. No, il lavoro lo devo fare io, non lei. Lei potrebbe benissimo non sapere nulla. Lei deve vivere la sua realtà con la sua sofferenza per capire le sue cose. E quella è la sua storia. Quello che dobbiamo chiederci noi è perché è entrata nella nostra storia. E quindi io mi dico, perché adesso sto interagendo con questa persona? Cosa mi deve far capire? Perché io la sto creando? E soprattutto perché io stesso per primo sto creando la sofferenza nel mondo? Non è che per caso nei miei momenti di sconforto io stesso sono triste, o io sono violento, o sono arrabbiato. E quindi milioni di persone che sono così creano la realtà che abbiamo. Quindi il lavoro è sempre riferito a voi, non agli altri. E dovete sempre chiedervi perché questa persona è entrata nella mia realtà e cosa mi sta insegnando. E poi ovviamente non fate discorsi a quella persona, perché quella persona si potrebbe anche sentire presa per il sedere o sottovalutata. Il lavoro è vostro ed è interiore. E se noi indaghiamo bene scopriamo che quale parte di noi quella persona rappresenta. Le parti violente, arrabbiate, le parti di noi che vorrebbero prevaricare gli altri, creano un certo tipo di società. Questo è il motivo per cui dobbiamo coltivare cose belle, dobbiamo coltivare emozioni superiori, per fare in modo che questa parte cresca anche nel mondo. Quindi, quando abbiamo accanto una persona triste che sta male, è inutile che noi stiamo male con lei o che siamo tristi con lei.
noi dobbiamo comunque tenere la centratura nel nostro cuore, in modo da portare quella vibrazione a quella persona. La tristezza non aiuta la tristezza. Se io vedo qualcuno che zoppica, non lo aiuto se mi metto a zoppicare anch'io. Non lo faccio sentire meglio se io zoppico. Gli devo dare un esempio superiore. Gli faccio vedere che si può stare nella gioia. Che almeno c'è qualcuno che vive nella gioia. Perché le persone non lo sanno che si può vivere in uno stato superiore. Che si può vivere nella gioia. E che è poi la gioia che cambia il nostro conto in banca. Mentre noi pensiamo che quando il conto in banca sarà cambiato, vivremo.